Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di uno dei film del momento, Nomadland, già vincitore del Leone d'Oro a Venezia e del premio per il miglior film drammatico ai Golden Globes, e ora candidato come miglior film agli Oscar. Per chi non l'avesse ancora visto, ricordo che il video precedente riguardava la regista di Nomadland, Chloe Zhao, dagli inizi fino alla sua carriera cinematografica. Se Nomadland vi è piaciuto, vi consiglio di recuperare anche gli altri due film della regista e di vedere la monografia. Ma ora parliamo del film, cominciando dalla storia della realizzazione. La regista, dopo il successo riscosso dalla sua precedente opera, The Rider, si era già messa al lavoro per il suo prossimo film. Fin dal principio l'idea era quella di raccontare la van life, ovvero uno stile di vita alternativo a quello a cui siamo abituati. Uno stile di vita nomade, senza una casa, ma in continuo movimento su un furgone, un camper o una roulotte. Chao scrisse una sceneggiatura incentrata su dei giovani nomadi, ma non era affatto convinta, pensava che non funzionasse. Ma facciamo un passo indietro. Frances McDormand, protagonista e produttrice di Nomadland, nel 2017 era al London Film Festival per presentare tre manifesti a Ebbing, Missouri, quando un suo amico le consigliò di vedere The Rider, il secondo film di Chao, che ai tempi stava facendo il giro di vari festival. Così, mentre si trovava al Toronto Film Festival, sempre per presentare tre manifesti a Ebbing, Missouri, fuggì dalla presentazione per vedere The Rider, anch'esso presentato al festival. Rimase folgorata dall'autenticità e il realismo dello stile della regista e decise che avrebbe dovuto collaborarci. Inoltre, nello stesso periodo, l'attrice stava iniziando la sua carriera da produttrice e il suo socio Peter Spears le consigliò il libro d'inchiesta Nomadland, un racconto d'inchiesta della giornalista Jessica Bruder, il quale acquistò i diritti dopo averlo letto. Inizialmente pensarono di realizzare un film più tradizionale, che ricalcasse completamente il libro, e McDormand avrebbe dovuto interpretare Linda May. Ma l'idea venne abbandonata e si pensò a Zhao come possibile regista. Questa accettò, dato che stava già lavorando a qualcosa di simile, e così ebbe la luce Nomadland. La storia prende ispirazione dal libro di Jessica Bruder, che ricordiamolo è un libro di inchiesta, non di finzione. Pertanto i personaggi sono tutti reali, ma Zhao ha voluto apportare delle modifiche, introducendo Fern, la protagonista del film, che è un personaggio totalmente di finzione. Fern è una donna rimasta vedova, vive a Empire, una città aziendale nata per far abitare i dipendenti della sede locale della Gypsum Plant. In seguito alla crisi finanziaria del 2008, nel 2010 l'azienda chiude la sede di Empire, che diventa una città fantasma. Fern, senza lavoro e senza soldi, compra un piccolo furgone, lo adibisce ad abitazione e inizia la sua vita da nomade. Parlare di Nomadland non è facile. Perché dietro a un film molto lineare e molto semplice si nascondono tantissimi aspetti interessanti che meritano di essere analizzati. Per prima cosa bisogna trattare l'aspetto di cui si è più parlato e di cui si parlerà di più, ovvero il fatto che Nomadland sia per metà un film di finzione e per metà un documentario. Come abbiamo detto, prende spunto da un romanzo d'inchiesta che racconta le vite di persone realmente esistenti. Alcune di queste sono presenti nel film, tra cui la stessa Linda May. La regista utilizza uno strano ibrido tra documentario e film narrativo, come già aveva fatto con le sue due opere precedenti. Come ci tiene a ribadire in molte interviste, li considera a tutti gli effetti come dei film di finzione, in cui la narrazione attinge alla realtà. Si viene a creare quindi un continuo dialogo tra realtà e finzione, che è alimentato ancora di più dalla singolare scelta di un cast di attori non protagonisti. Con l'eccezione di Frances McDormand nel ruolo della protagonista, Melissa Smith nel ruolo della sorella della protagonista e David Strathairn che interpreta Dave. Va fatta una menzione all'incredibile performance della protagonista, che è talmente spontanea e a suo agio nel ruolo che interpreta da sembrare anche lei un personaggio realmente esistente e non un'attrice. L'utilizzo di attori non professionisti è un'altra caratteristica che la regista porta avanti dalle sue prime due opere, Songs My Brother Taught Me e The Rider, in cui però anche i protagonisti erano attori non professionisti, dei nativi americani della riserva indiana di Pine Ridge. Quella che inizialmente poteva essere una scelta dovuta anche a limitazioni di budget, diventa un trademark distintivo perché non molto comune, specialmente a Hollywood. L'impiego di attori non professionisti ovviamente non è una novità, si pensi al neorealismo italiano o sempre restando in Italia ai film di Pasolini. Di questi tempi però è più raro, soprattutto in un'industria come quella hollywoodiana, che è basata in gran parte su attori che sono anche superstar, capaci di muovere enormi quantità di denaro. Pensando ai tempi recenti, oltre al caso di Chao, vengono in mente i film di Sean Baker, come Tangerine e The Florida Project.
Nel caso di Chow si tratta di una scelta importante e alla base del realismo dei suoi film, che non si reggono tanto sui virtuosismi stilistici o plot twist di sorta, ma semplicemente sui volti dei personaggi, sulle storie che raccontano anche senza parlare. Del resto, come ha ben detto David Cronenberg, l'essenza del cinema è un volto che parla, e Chow sembra aver fatto propria la lezione. Torniamo però al dualismo tra realtà e finzione. La cosa più interessante è il fatto che questi attori non professionisti spesso interpretano dei personaggi che ricalcano loro stessi, anche i nomi sono quelli reali, ma con delle differenze a fini narrativi. Si pensa ad esempio a Swanky, realmente una nomade, che la regista ha deciso di inserire nel film dopo averla conosciuta casualmente nel corso delle riprese. Nel film viene detto che ha un cancro incurabile e parte per un viaggio finale di ricongiungimento e scoperta della natura, fino alla sua morte. In realtà è viva e non ha un cancro, ma suo marito l'ha avuto realmente ed è morto. Si tratta quindi di un continuo dialogo tra vero e inventato, in modo da far sì che anche le parti di finzione risultino più reali, più sentite, spesso frutto dell'improvvisazione, dato che la regista non fa seguire lo script alla lettera, ma lascia gli attori abbastanza liberi di improvvisare sul momento. La regista ha spiegato che il cast è composto per un terzo da persone che erano presenti nel libro di Jessica Bruder, per un terzo di amici suoi e della crew, e per l'ultimo terzo da nomadi incontrati on the road, come nel caso di Derek. La ricerca dell'autenticità e del realismo, come abbiamo visto, è una caratteristica anche dei due film precedenti della regista, che con Nomadland formano un'ideale trilogia sul West. Tuttavia in Nomadland, Chow arriva a bilanciare alla perfezione finzione e realtà, anche da un punto di vista commerciale, realizzando un film decisamente più vendibile e più apprezzabile da un pubblico ampio, grazie anche alla presenza di un volto di richiamo come quello di Frances McDormand, già due volte vincitrice del premio Oscar come miglior attrice protagonista. Dicevamo che Nomadland, The Rider e Songs My Brother Taught Me compongono un trittico sul West. E infatti è impossibile parlarne senza far riferimento al genere americano per eccellenza, il western. I film di Chow sono stati spesso descritti come dei neo-western, a volte anche con dei titoli decisamente esagerati, come l'articolo di Vogue, come Chloe Zhao ha reinventato il western. Senza sbilanciarsi così tanto, però, è chiaro che il suo cinema mette le radici proprio nel genere western, rivisitato da un punto di vista che riesce a risultare originale nonostante la quantità infinita di film che hanno affrontato le diverse sfaccettature del genere. Va sottolineato infatti che il western, forse più di ogni altro genere, è sempre stato specchio dei cambiamenti e della società americana, anche perché ne costituisce l'epica, come possono essere in Europa l'Iliade e l'Odissea. Il western è la storia e l'epica americana, il mito della frontiera, quello della conquista del West, ed è stato affrontato dai più svariati punti di vista, spesso anche contrastanti. Con i primi due film ambientati nella riserva indiana di Pine Ridge, la regista ha realizzato due opere che potremmo definire post-western, nel senso che prendono la figura del nativo americano, mostrandola però nel presente, con uno sguardo esterno a quello della comunità indiana, ma anche esterno alla tipica visione americana, inevitabilmente appesantita dai sensi di colpa e dall'eredità storica. Chow, venendo dalla Cina ed essendo cresciuta in America, si libera dal peso di tutto ciò, riuscendo a interessarsi soltanto ai personaggi. Certo, l'attenzione rivolta ai nativi americani non può non far pensare ai western revisionisti della nuova Hollywood, come Piccolo Grande Uomo o Soldato Blu, che ribaltarono la figura dell'indiano facendolo passare da brutale animalesco antagonista del western classico a vittima dei conquistatori, creando un parallelo con ciò che stava avvenendo in Vietnam negli anni 60. Allo stesso modo non si può non pensare ai western crepuscolari come Gli Spietati di Clint Eastwood, vedendo The Rider, in cui viene decostruita e umanizzata la figura del cowboy. Nomadland non fa eccezione e si inserisce nel solco della tradizione western, per la natura dei paesaggi sconfinati delle Badlands, affascinante ma allo stesso tempo pericolosa, alla quale bisogna sopravvivere facendo la vita del nomade, così come per l'idea della frontiera. Abbiamo citato la nuova Hollywood e Eastwood, ma con Nomadland la regista si ricollega pure al western classico, citando nel finale una delle inquadrature più memorabili di tutta la storia del cinema. Quella di Sentieri selvaggi di John Ford, con la macchina da presa che da dentro la casa inquadra il paesaggio esterno attraverso la porta aperta. In un certo senso però ne viene ribaltata l'iconografia. Nel film di Ford la casa rappresentava il luogo sicuro, mentre l'esterno un luogo pericoloso e selvaggio. Debbie viene riportata in un luogo sicuro e il cowboy può ripartire per un'altra avventura. In Nomadland, Fran torna a visitare la sua vecchia casa, ma come si nota anche dalla scena a casa di Dave, in cui la protagonista non riesce a dormire in una camera da letto e ritorna al suo furgone, ormai la casa non è più il suo luogo sicuro, non è più la sua dimensione, mentre lo è diventato l'esterno, la natura.
Infine il western ritorna nella sua deriva post-apocalittica, film come Mad Max, The Road o The Rover, tutti ambientati in un mondo post-apocalittico, attingono a piene mani dall'immaginario western, perché col collasso della nostra società si ritorna a un mondo selvaggio dominato dalla violenza. In un certo senso, anche se la regista non è molto d'accordo stando alle interviste, si percepisce un tono apocalittico, quello di una società alla fine dei suoi giorni, in cui ormai, per alcuni, l'unica scelta di vita possibile è quella di ritornare nomadi, come sottolinea Bob Wells, una specie di guru dei nomadi che ha deciso di dedicare la sua vita a chi ha intrapreso questa strada. Se Nomadland porta avanti i riferimenti al western già presenti nei primi due film della regista, cambia invece il fatto che questa volta si tratta anche di un road movie, mentre le due opere precedenti erano molto statiche e incentrate proprio su dei personaggi che non riescono ad abbandonare la loro terra. In Nomadland abbiamo tutta la dimensione del viaggio on the road, anche questo un altro genere tipicamente americano, perché proprio la conformazione del territorio americano a consentirlo, con gli ampissimi spazi in cui per chilometri e chilometri non c'è altro se non la natura incontaminata. Anche da questo punto di vista, quindi, Chao si inserisce nel solco di una tradizione americana che ha le sue origini proprio nei pionieri conquistatori dell'America, come ricorda nel film la sorella della protagonista, e che passa poi per On the Road di Kerouac e la Beat Generation, così come dal western e un'infinità di film appartenenti al filone dei road movie. La dimensione del viaggio qui è sia fisica che metaforica. È un viaggio nei territori dell'America di Trump, ma è anche un viaggio interiore per Fran, un tentativo di accettare la perdita del marito, del lavoro e più in generale della sua vita precedente, in cerca di un nuovo modello di vita che sia più adatto a lei. Fran per lo spettatore è come una guida che ci introduce al mondo dei nomadi americani, che scopriamo insieme a lei. Inizialmente si trova in difficoltà perché non sa bene come comportarsi e come gestire certe situazioni. Del resto, la scelta del nomadismo è una scelta obbligata dalla crisi economica e dalla mancanza di alternative economicamente sostenibili. Poco per volta però, Fran non solo si adatta al nuovo stile di vita, ma inizia a preferirlo a quello precedente, che le diventa sempre più stretto, come nel caso della già citata scena della casa di Dave. Fran passa ad essere una lavoratrice della classe medio-bassa a essere una nomade, in continuo movimento e riavvicinamento alla natura, come vedremo meglio in seguito. In questo senso è significativa una cosa che dice nel corso del film. Si descrive non come una homeless, ma come una houseless, che possiamo tradurre come non una senza tetto ma una senza casa. Si rimarca quindi la differenza tra una condizione di povertà senza scelta e invece una scelta di vita ben precisa che va contro gli standard della nostra società. Il viaggio poi è anche quello in senso più esistenzialista della vita e si ritorna qui al lutto della protagonista. Tutto il suo viaggio è un processo di elaborazione del lutto, grazie soprattutto agli incontri con gli altri nomadi e al riavvicinamento alla natura. A differenza dell'idea originale della regista, che voleva parlare dei giovani nomadi, Nomadland invece si concentra soprattutto sulla generazione dei baby boomer, nati tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la metà degli anni 60. Quasi tutti i personaggi appartengono a questa generazione e raccontano storie di vita che spesso hanno a che fare con la morte, che sia la propria o quella di persone care. Ancora più che nei film precedenti, si percepisce lo scorrere inesorabile del tempo. Il fatto che tutto è destinato a scomparire, che siano le persone o i maestosi paesaggi nei quali si muove la protagonista, che anche se con tempi che a noi sembrano eterni, si modificano e cambiano. Non si arriva mai a dare delle risposte alle domande esistenziali che sembra porsi la protagonista, ma che non pone mai esplicitamente. Però nel mondo dei nomadi, come viene detto più volte nel corso del film, ci si saluta sempre dicendo «ci vediamo per strada». Ognuno segue il proprio percorso, prendendo strade che portano a separarsi dagli altri, ma hanno tutti questa idea che prima o poi ci si incontrerà nuovamente per strada, che sia fisicamente, come nel caso di Derek, o in senso metafisico come lo intende Bob Wells. Infine, Nomadland è un road movie anche nella sua realizzazione. Chao, come per i film precedenti, ha lavorato con una troupe molto ristretta, di circa 25 persone, in continuo movimento come la protagonista. Si sono spostati vivendo nei van, nei campeggi e nei motel, creando una connessione ancora maggiore con la storia raccontata e mantenendo l'agilità nella realizzazione del film che contraddistingue tutte le opere della regista, come vedremo meglio tra poco. Abbiamo già parlato di natura, ma è un argomento su cui bisogna soffermarsi con maggiore attenzione. Che la natura rivesta un ruolo fondamentale nei film della regista, così come nella sua vita privata, è ovvio. Fin da quando viveva in Cina, a Pechino, era affascinata dai paesaggi della Mongolia, dove andava spesso e che preferiva la città.
Una volta arrivata in America è stata attratta dai territori meno contaminati dall'uomo e dall'urbanizzazione. Affascinata dalle Badlands, ha girato i primi due film nel Dakota del Sud, in una riserva indiana immersa nella natura, concentrandosi molto sul legame tra gli abitanti della riserva e la loro terra. Anche Nomadland è dominato dai paesaggi americani, e da molti l'estetica del film della regista è stata paragonata a quella di Terrence Malick, ad esempio dalla rivista American Cinematographer, che ha parlato di un neonaturalismo nato dalla collaborazione di Malick e il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki, da The New World in poi, e in seguito ripreso, ad esempio, da Iñárritu in Revenant, che vede sempre Lubezki alla fotografia. Effettivamente, sia Chao che Joshua Richards, suo fedele direttore della fotografia nonché compagno di vita, si sono detti più volte ispirati dallo stile di Malick e Lubezki, sia a livello tematico che stilistico. Senza dubbio si possono trovare molte affinità, ma con dei risultati abbastanza diversi. Dal punto di vista stilistico, Chao e Richards hanno utilizzato un'attrezzatura molto limitata, con un set di sole 3 o 4 lenti, e leggera in modo da potersi spostare facilmente mantenendo bassi i costi. Spesso vengono usate lenti grandangolari, come tipico del Malick post The New World, in grado di far stare nell'inquadratura più elementi possibili, immergendo i personaggi nell'ambiente circostante. Per quanto riguarda le luci, come i due lavori precedenti della regista, è stata prediletta l'illuminazione naturale, utilizzando solo in alcune scene dei piccoli pannelli a LED. Anche in questo l'ispirazione è da vedersi in Malick e Lubezki. Questa scelta comporta varie difficoltà, ad esempio il fatto di poter girare le scene solo in certi momenti della giornata in cui la luce è quella giusta, cosa che ha obbligato la crew a rimandare le riprese se le condizioni non erano ottimali. Riguardo all'utilizzo del grandangolo, Chao dice di essere stata ispirata, oltre che dal cinema di Malick, anche dall'estetica videoludica, in cui spesso i personaggi inquadrati di spalle esplorano un ambiente e il punto di vista è grandangolare per permettere di far stare all'interno dello schermo un'ampia porzione dell'ambiente da esplorare. Un esempio emblematico di tutte queste cose è il piano sequenza in cui Fran esplora il campo dei nomadi. Abbiamo l'utilizzo del grandangolo, l'utilizzo della Steadicam per realizzare una ripresa che in modo fluido segue la protagonista, ispirandosi a una scena di Questa terra è la mia terra di Al Ashby, uno dei primi film a impiegare la Steadicam. Per la realizzazione di questa scena, la crew ha dovuto aspettare l'ora giusta, dopo aver visto quale fosse il giorno precedente, quando l'illuminazione era ottimale, quella che la regista chiama Magic Hour. Questo ci porta ancora una volta a parlare della flessibilità nel processo di produzione. Flessibilità che si estende anche allo script, in costante variazione ed evoluzione in base alle persone incontrate e ai luoghi visitati durante le riprese, oltre che alle condizioni climatiche. Anche a livello tematico si ritorna a Malick, per quanto riguarda la connessione tra uomo e natura che si fondono diventando un'unica cosa, concetto rappresentato al meglio in Nomadland nella scena in cui la protagonista si spoglia e si immerge nell'acqua di un piccolo fiume completamente nuda, spoglia di tutte le cose che la legano alla società e alla sua vita precedente. Come dicevamo prima, è un progressivo avvicinarsi alla natura, volerla scoprire e farne parte, come il personaggio di Swanky quando dice che vuole soltanto vedere cose nuove. Abbiamo però una visione diversa da quella, per esempio, di Into the Wild, meno miticizzata, più realistica e quasi spirituale, anche se a differenza dei film di Malick, in cui le immagini della natura vengono accompagnate da flussi di coscienza filosofici ed esistenziali, nel caso di Nomadland non c'è neanche bisogno delle parole, e tutto ciò è lasciato tra le righe. Lo si legge sui volti dei personaggi e nei paesaggi. Riguardo alla scelta delle location, queste sono in parte quelle originali del libro di Jessica Bruder, in parte scelte dalla regista prima o durante la realizzazione. Si passa dall'Arizona al Nevada, al Dakota del Sud, al Nebraska e via dicendo. Un'ultima cosa interessante riguardo l'aspetto naturalistico è la scelta della musica, molto adatta. La regista ha scelto la musica di Einaudi, dopo aver cercato su internet della musica classica ispirata alla natura e aver trovato Elegy for the Arctic di Einaudi, in cui il pianista suona su una piattaforma galleggiante in mezzo ai ghiacci del Polo Nord. Un ultimo aspetto da trattare è quello politico. La regista è stata spesso accusata di girare dei film che esulano dalla politica, delle opere in cui non viene espresso un giudizio di questo tipo, nonostante vengano trattati temi che si presterebbero bene a discorsi del genere. Innanzitutto, come molti hanno fatto notare, nonostante le posizioni politiche progressiste della regista, nella sua filmografia si è concentrata principalmente sugli stati storicamente repubblicani, su quelli che hanno votato Trump.
In una Hollywood che è sempre più schierata politicamente, almeno di facciata, e che cerca di far proprie tutta una serie di battaglie, soprattutto negli ultimi anni, stranisce il fatto di non prendere posizione. A queste critiche la regista risponde in modo molto intelligente e corretto, dicendo che il problema non è tanto quello di inserire la politica nei film, quanto quello di riuscire a non inserirla. Infatti ogni film è per sua natura politico, in quanto frutto di uno sguardo che appartiene al regista, una persona con dei suoi ideali e una propria agenda politica. Il problema è quando questa agenda politica rischia di prendere il sopravvento su tutto il resto, cosa che Chao evita a tutti i costi di fare, per realizzare dei film in cui i personaggi non siano simboli di ideologie politiche, cercando invece di raccontare delle storie non bidimensionali, che possano parlare universalmente. È una scelta che, a mio modo di vedere, va in controtendenza rispetto a molti film hollywoodiani apprezzati negli ultimi anni dall'Academy, che in nome di battaglie ideologiche importanti rischiano di appiattire la profondità delle storie e dei personaggi narrati, semplicizzando estremamente le tematiche affrontate. Partendo da questo presupposto, però, c'è da dire che in Nomadland la critica sociale è più presente che nei due film precedenti. Fran si trova costretta a cambiare vita in seguito alla crisi del 2008, e senza farlo apposta, visto che il film è stato girato tra settembre 2017 e febbraio 2018, si può leggere anche un riferimento alla crisi post-Covid. Anche Fran in realtà non si perde troppo in discussioni politiche, è più un'ascoltatrice delle storie altrui che altro, ma c'è un momento in particolare in cui si lascia andare a delle considerazioni sulla speculazione immobiliare, spiegando quanto sia sbagliato secondo lei un modello economico e sociale che permette cose di questo tipo. Del resto la scelta della protagonista, senza bisogno di essere spiegata a parole, è già di per sé una scelta politica, un gesto di ribellione verso una società che si dimentica delle persone come lei, abbandonandole a loro stesse. La sua è la scelta di un modello alternativo, avvicinandosi all'ideologia quasi socialista di Bob Wells, il guru dei nomadi, che dedica la sua vita ad aiutare chi decide di intraprendere questo percorso e rinunciare all'avere una casa fissa. E qui sta il bello di un film come Nomadland, ancora una volta il fatto di riuscire a parlare di certi temi tra le righe, senza sbandierarli esplicitamente, cosa che è sempre molto difficile da fare. L'atmosfera che resta in sottofondo per tutta la durata del film, come già detto prima, è quella di una società al collasso, arrivata alla sua fine, alla quale bisogna trovare necessariamente un'alternativa, come quella proposta dai nomadi. Allo stesso tempo però non è tutto negativo, può essere una spinta verso un riavvicinamento a dimensioni ormai sempre più ignorate, come quella della natura e dell'incontro umano con il prossimo. Quello di Chao è un cinema profondamente umano, che si concentra sul diverso e l'escluso, rifuggendo la retorica tipicamente americana dell'eroe o del supereroe, visto il ruolo predominante che i cinecomic hanno nell'industria hollywoodiana. È un cinema delle persone normali che riporta alla mente il periodo della nuova Hollywood, ad oggi rimasto ineguagliato nella storia del cinema americano. Abbiamo affrontato diversi aspetti di Nomadland, anche se probabilmente ci sarebbe molto altro da dire. Voglio chiudere questa analisi parlando di cosa ci possiamo aspettare ora dalla regista. Dopo il successo riscosso al Festival di Venezia e ai Golden Globes, è molto probabile che si aggiudichi qualche premio importante agli Oscar, che sia quello per il miglior film o quello per la miglior regia, cosa che come ben sappiamo significa una grande spinta all'interno dell'industria hollywoodiana, spinta che peraltro la regista non sembra necessitare, visto che subito dopo aver concluso le riprese di Nomadland a febbraio 2019 si è buttata nella pre-produzione in seguito nelle riprese di Eternals, conclusa a febbraio 2020. Eternals è un cinecomic Marvel dal grande budget, un blockbuster targato Disney che promette di essere molto interessante perché porterà avanti tutto il discorso dell'inclusività che sta dominando Hollywood negli ultimi anni, e anche perché dimostra l'incredibile intelligenza produttiva dell'industria cinematografica americana, in grado di saper riconoscere i talenti e di riuscire a portarli dal cinema indipendente al mainstream. Ci sarà da vedere quanto di ciò che abbiamo conosciuto della regista con questi tre film resterà anche in Eternals. Come ha ribadito più volte, è sempre stata appassionata di manga e anime, e da bambina sognava di diventare una disegnatrice di manga. Inoltre, ciò che le piace di più nel cinema è proprio la costruzione di un mondo da raccontare, che sia fantascientifico o reale. A quanto pare è riuscita a mantenere un buon grado di libertà nella realizzazione del film. Peraltro, già per il film su Vedova Nera era stato fatto il suo nome per un certo periodo, ma poi non si era giunti a un accordo, il che fa sperare che con Eternals la regista sia riuscita a ottenere le condizioni che desiderava.
Un altro progetto di cui si parlava era un western storico, a sancire il definitivo collegamento col genere americano per eccellenza. Si vociferava inoltre di un film ambientato in Asia. L'unica certezza per ora rimane Eternals, che dovremmo riuscire a vedere a novembre 2021. Ancora una volta vi ringrazio per aver seguito il video e spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo come al solito che in descrizione, oltre ai link alle varie fonti, trovate anche il link al sito di Schegge di Vetro, in cui potete leggere tante recensioni, analisi e speciali a tema cinema. Ricordo inoltre che se siete interessati ad approfondire la filmografia della regista, trovate sul canale un video a lei dedicato in cui si ripercorre la sua storia e la sua filmografia. Ciao a tutti e ci vediamo a un prossimo video!